Riccardo Massetti, questo importante incontro qui a Pescara per ribadire ancora una volta, se ce ne fosse ancora bisogno, l'importanza della prevenzione. È anche l'occasione per noi per presentare il nuovo comitato regionale Abruzzo della nostra associazione, la Comen Italia, che vuole amplificare sul territorio proprio la voce sull'importanza della prevenzione, che è un'arma straordinaria per ridurre la mortalità di tumori del seno e aiutare a essere curati con terapie meno invasive, e anche per generare nuove risorse economiche che possano portare in Abruzzo nuovi progetti di ricerca e di solidarietà e di aiuto alle donne che vivono questa esperienza ogni anno di un incontro con il tumore del seno. Ecco, per entrare nello specifico dell'argomento, quali sono arrivate al 2018 le aspettative di vita? Ma il tumore del seno, per fortuna, oggi è un tumore largamente curabile, soprattutto quando la diagnosi è precoce e le possibilità di guarigione superano il 90%. Purtroppo è anche un tumore che ancora, visti i numeri così grandi che ha, lascia un tributo ogni anno. Ci sono più di 12.000 donne che purtroppo non riescono a superarla, la malattia, ma anche per loro cerchiamo di fare in modo che con l'aiuto della ricerca si possano mettere a punto delle terapie più efficaci, e anche sensibilizzando le donne a, appunto, prendersi cura della propria salute, ridurre il numero di queste donne che non ce la fanno. Il 2019 sarà un anno importante per la vostra associazione, arriverà un evento importantissimo a Pescara. Sì, abbiamo messo su una squadra di donne veramente straordinarie e con un cuore grande che si stanno impegnando in maniera molto attiva in questo progetto di volontariato per Comen e l'obiettivo è quello di portare la Race for the Cure e creare la prima edizione 2019 proprio qui in Abruzzo a Pescara. Sarà un obiettivo ambizioso, ma ci riusciremo con grande impegno e sarà una bellissima manifestazione.